Ti ricordi chi aiutava Mosè a parlare al popolo di Israele? Isaia, Jetro o Aronne? Dai, anche questa non è una domanda difficilissima se hai un po' seguito la vicenda di Mosè. Beh, in ogni caso segui questo episodio perché alla fine scoprirai la risposta giusta. E ora, come al solito, ripasso dei 10 comandamenti e poi scopriamo il comandamento di questo episodio. Non desiderare la donna da altri nel popolo di Israele e nella scrittura aiutava a non concepire così tanto la donna come una proprietà, qualcosa come un oggetto da rubare, magari usando la propria potenza, le proprie armi o il proprio potere. Cercando invece piuttosto di rispettare i sentimenti, non si porta via la sposa a qualcuno, magari trattandola come una cosa da prendere solo perché tu la desideri tanto. Ricorda molto la vicenda di una donna chiamata Betsabea, di suo marito che era un soldato chiamato Uria e del re Davide che si innamorò di Betsabea, che però era la moglie di Uria. Lui risolse semplicemente la questione in questo modo. Fece mettere Uria nella prima fila della battaglia e Uria morì. Così potrà prendersi Betsabea. Ma la cosa è molto, molto scorretta. Noi dobbiamo imparare a rispettare i sentimenti degli altri, anche se sentiamo che il nostro cuore è un po' caldo per qualcuno che riteniamo di amare. Allora, chi era la persona che aiutava Mosè? Isaia, Jetro o Aronne? La risposta è Aronne. L'hai detto anche tu? O ti chiami anche tu Aronne?